Salve a tutti, anche oggi parliamo di un titolo sportivo. Per la precisione, oggi parliamo di golf e del nuovo titolo The Golf Club, uscito recentemente su Steam, ma che era apparso già in accesso anticipato da parecchi mesi. Il titolo è sviluppato da HB Studios, che è già esperta in titoli di golf sviluppati per Electronic Arts in passato, ma questa volta parliamo di un titolo che si avvicina più al simulatore. Ovvero, The Golf Club si propone di essere un vero e proprio simulatore di golf. Questo gioco ha diversi aspetti positivi e negativi, e ora cercheremo un po' di estrapolarli meglio per capire un po' quanto vale questo titolo, che ricordo è venduto adesso su Steam in versione completa, diciamo così, a 31,99 euro. Dunque, come detto prima, The Golf Club è un titolo simulatore di golf, e in questo periodo storico è anche l'unico gioco di golf serio presente nel panorama videoludico e si propone quindi l'obiettivo di realizzare un gioco di golf che però abbia una certa serietà, una certa profondità. Infatti ci sono tanti fattori da considerare quando si va a fare una partita con The Golf Club, a partire dal tipo di mazza che si usa, dal bastone, dalla distanza che fa il bastone, ma anche dalle condizioni climatiche di vento, dalla velocità dei green su cui si va a pattare, che possono essere lenti, medi, veloci, il che va a modificare anche la stessa difficoltà di portare a termine una buca, oppure le distanze che si fanno appunto in certe condizioni di vento e con certi bastoni, con gli effetti che si possono dare alla palla, effetti laterali a destra o sinistra, oppure effetti di loft alto o basso per aumentare la parabola o diminuirla, e quindi avere un tipo diverso di rimbalzo e di rotolamento della palla sul prato. Quindi ci sono tanti fattori, oltre a quelli che vi ho citato adesso, da considerare in The Golf Club, che, come ho detto prima, vanno a inserirsi in questo panorama da simulatore di golf, non tanto da gioco arcade. Quindi diciamo che i giocatori che vogliono un'esperienza leggera e non troppo impegnativa non sono invitati a provare The Golf Club, perché veramente il gioco è talmente simulativo che in certi momenti può essere addirittura frustrante, perché non si riesce a capire bene cosa si sbaglia e si reitera l'errore andando avanti e rovinando così il giro che si sta facendo. La cosa bella di The Golf Club è che si può giocare su tanti campi di tipo diverso. Abbiamo i classici parkland, ovvero i campi ambientati all'interno di zone boschive, verdi e pianeggianti più o meno, ai campi links, quindi molto difficili, stretti e compressi, oppure ai grandi campi larghi ambientati all'interno di zone desertiche, rocciose e montane. Insomma, ci sono vari tipi di campi che hanno anche diversi tipi di approcci al gioco. E questi campi possono essere sia ufficiali, quindi realizzati dalla stessa HB Studios, ma anche realizzati dai giocatori con il potente editor che è presente nel gioco. Questo editor vi permetterà di sbizzarrirvi completamente con qualsiasi tipo di fattore, come possono essere appunto la velocità dei green o gli ambienti di contorno che ci sono vicino al campo, per creare il percorso che volete voi, della difficoltà che volete voi, e condividerlo immediatamente con la rete e con gli altri giocatori di The Golf Club. Parlando proprio di lato multigiocatore, ci sono alcune cose da puntualizzare per The Golf Club. Il gioco al momento prevede un multiplayer asincrono. Cosa vuol dire? Quindi vuol dire che si può giocare contro qualcun altro sullo stesso campo, però magari con il fantasma di qualcun altro, ovvero con una partita registrata di un giocatore che ha magari provato quel campo lì un'ora o una settimana prima, e quindi vediamo i suoi colpi, dove vanno a finire, che tipo di approccio ha fatto, ma non possiamo giocare direttamente contro di lui nello stesso momento e nello stesso campo contemporaneamente. Questo si può fare soltanto se si gioca contro gli amici che sono stati inseriti nella lista, appunto, di amici, il che è un po' un problema, perché appunto chi non ha amici che giocano a The Golf Club si trova un po' in difficoltà, nel quanto non riesce a trovare qualcuno facilmente con cui giocare contemporaneamente su un campo, altrimenti deve accontentarsi dei fantasmi, dei ghost di altri giocatori che fanno vedere le prestazioni precedenti.
Questa è una cosa molto richiesta dai giocatori anche in questo momento, cioè avere una lobby dove si possono andare a trovare partite con giocatori che stanno aspettando qualche avversario e quindi cominciare subito una partita immediatamente. Questa è una cosa che è stata molto richiesta dai giocatori adesso, quei possessori di The Golf Club, e gli sviluppatori di HB Studio se stanno pensando appunto di realizzarla. Vedremo in futuro cosa ne verrà fuori. Il gioco prevede la possibilità di farsi una partita veloce facendo un giro su un percorso, su un campo, oppure c'è la possibilità anche di fare un torneo intero, quindi con quattro giri previsti sullo stesso campo, ma anche un intero tour. I giocatori possono mettere insieme vari campi e metterli uno dopo l'altro, con quattro giri per ogni campo, per creare proprio un vero tour e determinare il vincitore finale, cioè quello che ha ottenuto il punteggio migliore. Diciamo che però il gioco, essendo tanto simulativo, manca di quelle cose che si troverebbero in giochi, ad esempio, più arcade come quelli soliti di Electronic Arts, ovvero una modalità carriera, ovvero degli obiettivi da raggiungere, del materiale da sbloccare, delle abilità, della progressione per il nostro giocatore. Non c'è nulla di tutto questo in The Golf Club. Tra l'altro c'è anche molta poca personalizzazione per quanto riguarda il golfer, ovvero il giocatore che portiamo sul campo. L'unica cosa che si possono modificare sono i vestiti. E nient'altro, non si possono cambiare nemmeno i materiali, ovvero le palline o le mazze che usa, quelle sono standard. Vedremo se in futuro verrà fatto qualcosa dagli sviluppatori di HD Studios in questo senso. Sarebbe utile anche per dare un po' più di verve, interesse e sprone in più a giocare, a migliorarsi sempre di più nell'ottenere punteggi migliori nelle partite. Una delle cose su cui gli sviluppatori si stanno concentrando molto in questi momenti, nonostante l'uscita del gioco nella sua versione completa, tra virgolette, è la modalità carriera, quella che adesso manca più di tutte e che di cui i giocatori sentono veramente la mancanza, oltre alla lobby per il multiplayer. Speriamo che i lavori di HP Studios siano celeri e che ci possano fornire questa modalità carriera il prima possibile, perché effettivamente se ne sente la mancanza, nonostante comunque ci sia tanto da giocare e tanto da provare all'interno di The Golf Club. Graficamente parlando, il gioco gira su Unity Engine, che non è assolutamente brutto da vedere al massimo delle sue potenzialità, ma che richiede ancora un po' di ottimizzazione, soprattutto su PC, perché il gioco è veramente esoso di risorse grafiche, farà partire la ventola dalla vostra scheda video al massimo, e quindi, come detto prima, serve ancora un po' di ottimizzazione per migliorare l'utilizzo delle risorse da parte del gioco. Complessivamente parlando, direi che The Golf Club è un ottimo simulatore di golf ed è sicuramente uno dei titoli principali per questo specifico genere sportivo, ma a mio modo di vedere è uscito un po' troppo presto dalla fase di accesso anticipato. Sarebbe stato il caso di aggiungere altri 2 o 3 mesi allo sviluppo prima di farlo uscire ufficialmente, ma forse pressioni esterne e interessi collaterali hanno portato HB Studios a pubblicare il gioco così presto. Comunque il titolo già adesso è molto godibile, ci sono un po' di difetti che vanno un po' superati e di cui ci si deve fare l'abitudine. Comunque, come detto prima, è un titolo adatto perché cerca un vero simulatore di golf e un titolo che impegni il giocatore proprio nella ricerca del punteggio migliore su ogni campo e in ogni condizione è diversa. Ma sicuramente è anche un titolo che ha ottime prospettive di miglioramento nel futuro immediato, nei prossimi mesi. Quindi vedremo meglio cosa ne sarà di The Golf Club nei prossimi tempi e cosa verrà aggiunto dagli sviluppatori. Io spero che comunque il video vi sia piaciuto. Se siete appassionati di questo genere, fatemelo sapere. E se avete provato il gioco, ditemi cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, condividete il video se potete, e noi ci vediamo alla prossima.